Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per la partecipazione. Grazie soprattutto a Teletrio Pasquale Ficocelli per la possibilità che dà al nostro paese, non solo, soprattutto a coloro che stanno fuori di Fagiano, di vedere e sentire quello che accade nel nostro paese. In questo caso lo ringrazio particolarmente perché facciamo un'assemblea sul bilancio che è, diciamo, l'atto più importante del Comune. Noi, come anno di consuetudine di questa amministrazione, prima di approvare il bilancio, sentire i cittadini di Fagiano. Credo che sia una cosa molto, molto importante, perché è dai cittadini che deve, diciamo, venire l'input affinché l'amministrazione possa lavorare con tranquillità, con sicurezza, facendo le cose che i cittadini stessi vogliono. Quindi ecco perché ci teniamo tantissimo ad organizzare queste assemblee. Naturalmente è un periodo particolare questo, periodo di Covid, abbiamo voluto farla lo stesso, mantenendo, diciamo, le distanze e usando le mascherine tra di noi. Prima di entrare, diciamo, nel dettaglio del bilancio, permettetemi di dire qualcosa per quanto riguarda tutto ciò che è accaduto dal 27 febbraio, ma dall'8 marzo ad oggi. Non vi nascondo che per me, ma io credo per tutta la maggioranza, è stato forse il periodo più intenso, più importante da quando io faccio l'amministratore, ma ritengo di dirlo anche per quanto riguarda gli altri amministratori. Un periodo che ci è caduto addosso qualcosa di veramente tragico. E non posso non dire grazie a tutta la cittadinanza di Fagiano per il comportamento che ha avuto in occasione del Covid nel rispettare le norme con diligenza, ma soprattutto, come dire, non riesco a trovare un termine giusto per dire quanto è stato importante, quanto devo ringraziarli, i cittadini di Fagiano. Certamente ho sempre detto, e lo dirò anche stasera, siamo stati anche un po' fortunati, però la disciplina dei cittadini credo che sia stata fondamentale. Grazie anche ai dipendenti comunali, perché noi in questo periodo comunque abbiamo lavorato tanto per quanto riguarda atti del Comune, quindi se lavoriamo tanto noi, anche grazie ai dipendenti che ci seguono. Grazie alla Protezione Civile, ad Angelo Pacifico per quello che ha fatto in questo periodo, che ancora stanno facendo, portare la medicina a casa dei cittadini, portargli la spesa per quelle persone che non è stato possibile. E adesso, diciamo, viene forse la parte più importante, che non è passato nulla, cioè il Covid ancora non è passato del tutto. Oggi dobbiamo stare forse molto, ma molto più attenti di prima, perché oggi conosciamo il problema. Appena è nato non lo conoscevamo, oggi sappiamo quanto è pericoloso. A tal proposito, noi il grande lavoro che stiamo facendo in questi giorni è quello della prossima, a settembre, riapertura della scuola. Diventa un problema veramente, veramente grande. Quindi stiamo predisponendo, insieme all'assessore, ma con tutta la maggioranza, un piano che possa più o meno rispettare quelle linee guida che sono uscite, ma che ancora non sono del tutto definitive, secondo me. Noi abbiamo un incontro giovedì con la dirigenza scolastica per vedere, mettere insieme le idee nostre e le idee della scuola. Abbiamo avuto un finanziamento di 15.500 euro. In più, noi abbiamo messo nella programmazione del quinquennio la sistemazione di tutti i suppellettili della scuola. Evidentemente mi riferisco ai banchi e alle sedie per i bambini. Quest'anno abbiamo previsto di acquistarli per tutta la scuola media. Però è chiaro che ci siamo fermati un attimino perché vogliamo sentire la dirigenza scolastica per capire
perché come dicevo prima abbiamo avuto il finanziamento noi, anche la scuola ha avuto un finanziamento, mettendo insieme questi soldi vediamo di fare delle spese che siano più idonee possibili per i ragazzi. Certo è che noi abbiamo già fatto una nostra perlustrazione e abbiamo trovato sicuramente tante altre classi in più che possiamo trovare nella scuola, che abbiamo già trovato nella scuola media. In più abbiamo l'asilo comunale, l'asilo parrocchiale che possiamo tranquillamente usare come classi. È chiaro che più aumentano le classi, più servono i professori. Abbiamo delle notizie che buone, diciamo, da parte del governo, che sicuramente ci saranno nuove assunzioni. Quindi questo ci conforta. Però è chiaro che siamo e sono molto ma molto preoccupato, soprattutto per quanto riguarda i bambini piccoli della scuola materna, perché non puoi certamente dire ai bambini mantenete le distanze, oppure perché non riescono a recepire quello che è il problema. Quindi stiamo lavorando soprattutto per quanto riguarda l'inizio che ci sarà della scuola a settembre. Abbiamo ottenuto, grazie all'Unione dei Comuni Montedoro, il rimborso per quanto riguarda la CTP. Tutti coloro che hanno fatto il versamento per andare a Taranto, i ragazzi che studiano a Taranto, possono chiedere il rimborso delle somme spese. Da parte nostra abbiamo tutti coloro che hanno sia il ticket della mensa che chi ha pagato il ticket dello scuolabus può benissimo usufruire nell'anno nuovo che verrà. Stiamo facendo il campo estivo con i bambini da 3 a 14 anni. Guardate, non vi nascondo che noi eravamo con l'assessore Grassi e con gli altri colleghi della maggioranza, eravamo un po' titubanti perché pensavamo che non ci dovesse essere un'affluenza. Invece ci siamo resi conto che tanti bambini stanno partecipando, ci siamo affidati a un'associazione nel rispetto di tutto ciò che è la norma, che prevede la norma. Quindi sono stato anche io l'altro giorno a vedere, i bambini si divertivano. Questo è quel poco che, diciamo, si può fare per rendere felici i bambini, oltre a quello che abbiamo fatto con il regalo delle uova di Pasqua, che è stato un gesto, credo, che i bambini hanno apprezzato tantissimo. Ma tornando a quello che è il bilancio, che è l'assemblea di questa sera, naturalmente ci tengo a sottolineare il fatto di non abbassare la guardia, perché adesso viene il periodo forse più particolare, più pericoloso. Tornando, dicevo, al bilancio, è un bilancio che vede, fa stare tranquilli i cittadini, perché riusciamo ad avere il pareggio di bilancio a fine dell'anno prossimo, un bilancio che vede il mantenere tutti i servizi a domanda individuale senza nessun tipo di aumento. Parlo della mensa, dello scuolabus, gli stessi soggiorni climatici per anziani, le colonie. Naturalmente quest'anno noi comunque abbiamo messo da parte i soldi, sia per quanto riguarda le manifestazioni, però purtroppo il Covid non ci permetterà di fare questo. E a tal proposito non vi nascondo che sono dispiaciuto, perché sia i bambini che le persone anziane trascorrevano quei giorni veramente con molta, come dire, con tanta gioia, ma soprattutto i bambini, perché ho avuto modo di andarli a trovare e vedere quel tipo di educazione, diciamo, fuori, lontano dalla famiglia, gli indumenti sporchi che mettevano da parte, quelli puliti, cioè è una forma di educazione veramente importante. Quindi questo mi dispiace tantissimo non poterli organizzare quest'anno. Abbiamo una spesa sociale che manteniamo alta, quindi mi riferisco soprattutto nel periodo del Covid. Abbiamo cercato di dare ai cittadini che ne avessero ancora più bisogno negli altri anni, tramite il servizio civico, ma non solo, la possibilità anche loro di poter stare e vivere un pochettino meglio questi momenti. Naturalmente abbiamo avuto dei finanziamenti da parte
della regione che tempestivamente siamo riusciti a distribuire ai cittadini. Manteniamo invariata la tassa sui rifiuti. Come avete visto, quest'anno vi sono arrivate a casa 3 bollette anziché 4. Abbiamo deciso di mandare ai cittadini il 75% della bolletta perché dobbiamo fare delle riduzioni alle attività commerciali che sono state chiuse durante il periodo del Covid, quando c'è stato il lockdown. E siccome non era ancora chiara quanto e come dovevamo fare queste riduzioni, abbiamo pensato di mandare nel frattempo il 75% a tutti i cittadini. Adesso faremo, nella quarta bolletta che arriverà entro il 30 dicembre, faremo le dovute riduzioni alle attività che hanno subito il Covid, naturalmente rispettando chi è stato chiuso un mese, chi è stato chiuso 2 mesi, chi è stato chiuso 3 mesi, no? In percentuale faremo delle riduzioni maggiori a chi è più è stato chiuso. Invece, per quanto riguarda i cittadini, la Tari rimarrà invariata. Guardate, può sembrare una cosa semplice dire che riusciamo a mantenere invariate tutto ciò che sono le tasse dei cittadini, ma vi posso garantire che questo non accade dappertutto. Quindi questa per noi ritengo sia già una grande soddisfazione, ma una grande vittoria. È una grande vittoria per noi amministratori. Per quanto riguarda i lavori pubblici, invece, stiamo continuando l'opera per terminare la ludoteca a San Crispieri. Stiamo lavorando tanto per quanto riguarda la scuola elementare. Come sapete, come più volte ho detto, ma ci tengo a ridirlo ancora una volta per qualcuno che non vuole capire, che abbiamo ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione della scuola. C'è stato poi il terremoto, l'ultimo terremoto che c'è stato, e il governo ha imposto a tutti quei comuni che avevano avuto dei finanziamenti per fare delle ristrutturazioni di fare in primis l'efficientamento sismico. Quindi abbiamo dovuto rifare il progetto che avevamo messo in atto e fare le opere per quanto riguarda l'efficientamento sismico, che è opera che è stata effettuata. Adesso bisogna ritornare ad effettuare l'opera che era primaria del primo finanziamento ottenuto. Stiamo aspettando una task force della regione. Voi capite bene quanti vai e vieni che stiamo facendo dalla regione per dire: guardate che mai come in questo periodo servono le scuole, servono le aule, perché se dobbiamo parlare di distanziamento, quindi servono tante aule. Fortunatamente noi questo problema crediamo, riteniamo di non averlo, però non si può tenere una scuola così per una task force che deve fare un giro per verificare se tutto è stato fatto come da progetto. Quindi stiamo facendo tanti vai e vieni da Bari, il sindaco, l'assessore Vergine, l'ufficio tecnico, per cercare di spingere, fargli capire quanto è importante poter ricominciare i lavori. Abbiamo già effettuato dei nuovi loculi al cimitero, abbiamo effettuato dei lavori al canale maestro, lavori che diciamo che non ci spettano, ma siccome abbiamo tanti cittadini che hanno dei terreni adiacenti al canale maestro e lamentano il fatto che non avviene la maturazione giusta dell'uva, quindi con i nostri fondi, questo è già in quest'anno forse la seconda o la terza, del terzo lavoro che facciamo di pulizia del canale maestro. Inizieranno i lavori credo tra qualche mese per quanto riguarda il centro comunale di raccolta. Naturalmente quello che vi sto dicendo, vi sto facendo un discorso approssimativo dei lavori, poi i vari assessori prenderanno la parola e spiegheranno, entreranno nel dettaglio delle opere che stanno in atto e quelle che faremo. Dicevo, il CCR credo che qualche mese dovrebbero cominciare i lavori, supponiamo che entro l'anno dovrebbero terminare. Il centro comunale di raccolta sarebbe, subito dopo la masseria di D'Alessandro. Anche per quanto riguarda il progetto dell'affinamento delle acque, anche lì siamo arrivati addirittura ad arrivo, dovrebbero cominciare anche lì i lavori. Per quanto riguarda invece il discorso Pineta,
il problema del Covid ci ha un pochettino rallentato. Adesso abbiamo ripreso il discorso con la curatela, ma stiamo andando con i piedi di piombo, perché sapete benissimo, là ci sono creditori che avanzano dei soldi, quindi noi vogliamo acquisire l'area pinetata sgombera da qualsiasi impegno, perché altrimenti potrebbe ricadere sulle nostre comunità. Quindi stiamo sentendo dei notai, perché dobbiamo chiudere l'atto e con il riversamento dell'area pinetata del Dosso Collinare al comune di Faggiano, senza che ci sia nessun tipo di vincolo e nessun tipo di creditore. Abbiamo fatto in questo periodo un progetto esecutivo per quanto riguarda la continuazione della sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi. C'erano stati assegnati 200.000 euro dal governo, che sicuramente adesso avranno fatto altre cose per quanto riguarda il Covid, però ci hanno assicurato che comunque verranno stornati di nuovo questi fondi per i comuni. Ma qualora non dovesse essere così, noi sicuramente li faremo con fondi nostri. Naturalmente, a parte tutto questo, facciamo un grande lavoro tutti i giorni nel combattere con l'acquedotto, con l'Enel, con il gas, perché vedete come è sotto gli occhi di tutti che vengono, rompono le strade, lasciano poi lavori non fatti bene, quindi bisogna rincorrere sempre questi enti. Stiamo adesso in contatto con Lettere, PEC, con l'acquedotto, perché gli altri anni a giugno avevo già ottemperato nel fare la deblatterizzazione. Quest'anno siamo arrivati al qui 14 di agosto e ancora non è accaduto nulla. Noi abbiamo garanzie che la settimana entrante dovrebbero cominciare a fare questi lavori. Nel frattempo noi abbiamo fatto fare qualche intervento alla Serveco per quanto riguarda le blatte, e comunque stiamo facendo i nostri interventi che facciamo per quanto riguarda le disinfestazioni. Abbiamo fatto la prima, stasera è prevista la seconda, quindi un lavoro che svolgiamo giornalmente, ma non solo il lavoro che facciamo noi, c'è una manutenzione che avviene tutti i giorni, che è una cosa che non si vede, ma che comunque facciamo, dove vengono spesi tanti ma tanti soldini. Quindi cosa dire? Credo e ritengo che il nostro è ancora un bilancio importante, un bilancio che vede, che può far stare tranquilla i nostri cittadini. È chiaro, veniamo da lungo tempo avendo avuto sempre un avanzo di amministrazione. Questo ci permette di lavorare con serenità, ci permette di lavorare con tranquillità, e questo ci permette anche di partecipare a tanti bandi, che in questo periodo, poi l'assessore Vergio sicuramente entrerà meglio nel dettaglio, abbiamo partecipato a tanti bandi e buona parte di questi bandi prevede la compartecipazione del comune. Quindi se non hai le spalle coperte, se non hai un bilancio a posto come ce l'abbiamo noi, questo non è possibile. Ma io vorrei chiudere qua il mio intervento e passare la parola agli assessori, oppure prima di passare la parola agli assessori, se ci sono degli interventi, così possiamo rispondere o io oppure gli assessori stessi. Anzi, mi farebbe molto piacere se da parte vostra verrebbero delle indicazioni, dei suggerimenti a noi amministratori. Io vi ringrazio ancora per la partecipazione. Buonasera a tutti.
Come diceva il sindaco, l'assemblea è diventato per noi, per il gruppo dei democratici di centrosinistra, ormai un appuntamento consolidato negli anni. Prima dell'approvazione del bilancio nei luoghi istituzionali ci è particolarmente gradito presentare il bilancio alla cittadinanza. Il bilancio che è il documento contabile di programmazione, lo diceva il sindaco, lo ricordava, per eccellenza, che racchiude un po' quelli che sono la programmazione di tutti gli interventi che l'ente intende effettuare durante l'anno e in tutte le sue attività, quella delle opere pubbliche, del welfare, dell'istruzione, dello spettacolo, cultura, manifestazione, sport, un po' di tutto. E quindi è un documento abbastanza ricco di contenuti e ogni anno, insomma, ci pregiamo di presentarlo alla cittadinanza nelle piazze, perché crediamo ancora nel confronto diretto con la cittadinanza. Quest'anno un confronto un po' distanziato a differenza degli altri anni, perché crediamo che è dalla piazza che possa nascere un confronto più foriero di quello che generalmente può accadere sui social. E lo ricordava il sindaco, quest'anno insomma un'annata un po' particolare, siamo arrivati a luglio all'approvazione del bilancio nonostante eravamo già pronti per marzo-aprile, anticipando abbondantemente i tempi, ma come sapete l'epidemia che si è abbattuta sul nostro paese ha un po' stravolto i nostri piani, ci ha un po' costretti a modificare le nostre abitudini e ha un po' rallentato quella che è stata tutta l'attività amministrativa, no? È per questo che adesso si sente parlare di rilancio, del decreto rilancio con cui si vuole far ripartire l'economia che è stata seriamente compromessa da questa epidemia e iniziando soprattutto dal capitolo degli investimenti, anche passando mediante una semplificazione della normativa sugli appalti, un'ulteriore semplificazione di quella che era già stata prevista proprio per spingere il motore dell'economia proprio dagli investimenti. E poi anche dal settore scuola, lo diceva bene il sindaco, no? E la scuola, i nostri ragazzi è forse il punto cruciale della nostra società, perché è dalla scuola che passa lo sviluppo e la crescita formativa di quello che poi rappresenta per noi il seme, la speranza e il futuro. E per questo vi posso garantire, insomma, che questa amministrazione è in prima linea perché possa non mancare nulla ai nostri ragazzi a settembre, perché possiamo trovarci già pronti con l'inizio del nuovo anno scolastico. Dicevo, i bilanci, il termine per i bilanci quest'anno è stato ulteriormente prorogato, prima a maggio, poi a luglio, adesso addirittura si è arrivato al 30 settembre, perché purtroppo pesa ancora sulle spalle dei comuni un'incertezza normativa che non permette, lo diceva prima il sindaco, di chiudere a tutti i comuni, di chiudere con semplicità il bilancio, anche perché la normativa sta ulteriormente, una normativa che è da 10 anni, ha visto il debutto 10 anni fa, ma che continua ogni giorno ad essere in evoluzione e richiede, a danno dei comuni che già sono stati molto martoriati, dei continui adempimenti burocratici, ma degli adempimenti anche che sottraggono poi di fatto delle risorse ai bilanci che già soffrono di una penuria economica. Pertanto, dicevo, quest'anno il termine dei bilanci si è slittato ulteriormente a settembre, ma noi non abbiamo voluto attendere ulteriormente e siamo pronti già settimana prossima per approvare quello che è il bilancio di previsione 2020-22.
un bilancio che è completo in tutti i suoi settori, in tutti i suoi ambiti, nonostante, dicevo prima, riesca anche ad ottemperare a tutti quelli che sono gli adempimenti di accantonamento che oggi la normativa sempre più richiede ai comuni. Mi riferisco al fondo crediti di dubbia esigibilità, mi riferisco al fondo contenziosi, agli altri accantonamenti che il legislatore continuamente chiede ai comuni. Però nonostante tutto, siccome i comuni hanno chiesto questa ulteriore proroga questo slittamento del termine dei bilanci, perché vi è un po' un'incertezza normativa e soprattutto c'è il capitolo, la questione delle compensazioni a carico dei comuni per le entrate, per il minor gettito che si è generato e che si genererà a danno dei comuni per via di questa crisi epidemiologica che si è abbattuta repentinamente sul nostro paese. Basti pensare ai grandi comuni, alla situazione che stanno vivendo i grandi comuni a vocazione turistica, che si vedono insomma dimezzare quelle che sono le loro risorse in termini per esempio di l'imposta di soggiorno, piuttosto che la compensazione che c'è stata per quanto riguarda il mancato gettito per l'IMU degli alberghi, degli stabilimenti balneari. Ma non soltanto questo è un problema per le grandi città a vocazione turistica o artistica, basti pensare anche al nostro piccolo comune che ha dovuto rivedere quella che era la programmazione estiva turistica nel nostro piccolo. Infatti diceva prima il sindaco, abbiamo dovuto insomma ahimè tagliare quella che era la programmazione estiva, anche i consueti soggiorni per gli adulti, quelli termali e quelli dei ragazzi, dei minori, che insomma hanno sempre avuto tanto successo, perché però insomma abbiamo voluto comunque realizzare, seppure quest'anno in una nuova rivisitazione, con i centri estivi che hanno visto insomma la partenza lunedì scorso con un buon successo, insomma abbiamo quasi 70 ragazzi. Non ci aspettavamo questo successo, evidentemente l'assessore Grassi ha lavorato bene nella realizzazione di questi centri estivi. E, per quanto riguarda, dicevo, il bilancio, noi abbiamo voluto ripartire, mettere in moto la macchina amministrativa approvando sin da subito i bilanci, non aspettando a settembre, per rimettere in moto la macchina amministrativa, soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche, e per ripartire lì da dove ci eravamo lasciati, perché evidentemente il Covid ha portato dei ritardi, soprattutto nel campo delle opere pubbliche. Quindi subito l'assessore Vergine si è rimesso in moto, anche se non si era mai spento, e si è subito riattivato per la prosecuzione dei lavori, come ricordava Tonino, della Ludoteca San Crespieri, l'affidamento del centro comunale di raccolta, l'ex isola ecologica, per quanto riguarda la questione della Pineta, così come il progetto delle acque reflue, per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, per la prosecuzione dell'efficientamento della pubblica illuminazione. Proseguiamo con l'illuminazione a tecnologia LED nella zona industriale, così come l'illuminazione della strada del presepe, perché quest'anno nella nuova stagione presepistica possiamo accogliere ancora meglio i visitatori che vorranno insomma venire a trovarci. E stiamo proseguendo l'ammodernamento del parco giochi di Piazza Aldo Moro, abbiamo sostituito la recinzione, metteremo ulteriori giochini e sarà fatta nuovamente la pavimentazione. Giochini nuovi, ulteriori, abbiamo già messo dei giochini, ce ne saranno degli altri, e rifaremo completamente la pavimentazione. Insomma, un parco giochi che ci viene invidiato e che attira molti genitori forestieri. Così come tutte le altre opere che
saranno cantierizzate quest'anno e per quanto riguarda la prosecuzione degli interventi degli edifici scolastici, l'ammodernamento mediante l'acquisto di nuovi suppellettili scolastiche, i banchi e le sedie, abbiamo anche, come diceva il sindaco, ricordiamo i continui interventi di manutenzione, il verde, il decoro urbano, il cimitero, la cura del verde al cimitero, così come anche gli interventi di pulizia alla zona industriale che in questi giorni sono iniziati e che proseguiranno. E la pulizia al canale maestro, la prosecuzione del servizio integrato della raccolta dei rifiuti con il lavaggio delle strade, il lavaggio delle scalinate, la pulizia dei cigli nelle strade di campagna e altri interventi che insomma sono di costante gestione di routine. Il nostro bilancio tocca un po' tutte le sfere, tutte le attività. Forte è la vocazione al welfare, la vocazione, l'attenzione che viene prestata soprattutto per quelle persone più fragili della nostra società. Lo ricordava il sindaco, l'ufficio servizi sociali è stato in prima linea durante questo periodo della pandemia nell'erogazione veloce e tempestiva dei buoni. Vi ricordiamo che non tutti i comuni hanno avuto questa tempestività veloce, non è per fare insomma, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'ufficio è stato molto veloce e ha svolto le sue funzioni in maniera insomma veramente completa. Per quanto riguarda anche la spesa dei servizi sociali, noi finanziamo il servizio civico con fondi propri per 12 mesi all'anno, nonostante insomma ormai sia risaputo che il piano di zona ha diciamo smesso di finanziare questi interventi, pertanto quello che realizziamo lo facciamo con fondi comunali perché crediamo in questo strumento. E per quanto riguarda invece le manifestazioni estive, purtroppo insomma quest'anno è un'annata particolare, quindi dobbiamo rimodulare, abbiamo necessità di rimodulare questo aspetto, anche se abbiamo nonostante tutto voluto realizzare i centri estivi che sono partiti lunedì e che stanno dando dei bellissimi risultati e che vedono coinvolti i ragazzi, i bambini dall'età di 3 ai 16 anni. 14 non so. Per quanto riguarda il territorio, abbiamo fatto una convenzione per la valorizzazione del territorio, abbiamo fatto una convenzione con le guardie zoofile, un'associazione Fare Ambiente si chiama, perché crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro territorio. A loro abbiamo affidato il compito di una perlustrazione dell'ambiente, delle nostre aree limitrofe, della zona pinetata, delle campagne, anche e soprattutto per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Abbiamo consegnato loro delle fototrappole ad alta tecnologia perché intendiamo fortemente ormai perseguire chi non rispetta evidentemente l'ambiente, continuando ancora nell'epoca in cui abbiamo la raccolta dei rifiuti porta a porta, un servizio di rifiuti ingombranti completo che evidentemente non rispetta l'ambiente, vogliamo insomma perseguire questi crimini ai danni dell'ambiente. E forte anche la campagna che viene svolta contro il randagismo. E questo è un altro fiore all'occhiello di questa amministrazione, in quanto i ragazzi, Maria, l'assessore Airo e il consigliere Patrono fortemente si impegnano in questo settore e faranno insomma altre attività da qui a breve, proprio per entrare nella cultura dell'adozione dei cani ed evitare quindi il fenomeno del randagismo, che è un fenomeno
prima di tutto antipatico, ma che poi sottrae anche, se vogliamo, notevoli risorse ai bilanci comunali, perché oggi mantenere dei cani in canile costa, e purtroppo costa ai danni del bilancio comunale. Per quanto riguarda la sfera delle opere pubbliche, ne abbiamo ricordate qualcuno, ma poi l'assessore Vergine farà, insomma, i suoi dovuti interventi. Per quanto riguarda invece il lato dei servizi, anche quest'anno manteniamo tutti i servizi inalterati. Mi riferisco al servizio di mensa scolastica, quando riprenderemo ad ottobre, e al servizio dello scuolabus. Abbiamo lasciato tutte le tariffe inalterate, nonostante la Corte dei Conti continui a, da un lato riceviamo i complimenti dell'organo di revisione che si complimenta con l'ente perché riesce ad erogare dei servizi di alta qualità al minor costo, dall'altro lato però abbiamo una Corte dei Conti che ci ricorda che dobbiamo alzare il costo a carico della cittadinanza, però fin quando, insomma, visto che i nostri costi sono veramente irrisori rispetto alla qualità del servizio erogato, fin quando è possibile dobbiamo cercare di tergiversare questi aumenti che vorrebbero essere imposti ai danni delle nostre tariffe. Anche per quanto riguarda i tributi resta tutto invariato, per quanto riguarda l'IMU quest'anno, come sapete, c'è la novità dell'eliminazione della TASI, rimane solo l'IMU, anche se purtroppo c'è la beffa che l'IMU ingloba la TASI, quindi la parte delle aliquote TASI vengono inglobate nell'IMU. E per quanto riguarda invece la Tari, lo diceva prima il sindaco, abbiamo provveduto a lasciare inalterate le tariffe adottando quelle del 2019. Ci siamo avvalsi della facoltà di adottare per quest'anno le stesse tariffe dell'anno 2019, riservandoci però, purtroppo, così come prevede dalla normativa che è in evoluzione, di adottare entro il 31/12 la nuova tariffa sui rifiuti. E anche qui siamo nel pieno di polemiche, sta cercando l'Associazione Nazionale dei Comuni di rinviare questo stravolgimento che ci sarà sulla tariffazione dei rifiuti, di rinviarla al 2022. Vediamo, insomma, se si riuscirà a spuntare, perché altrimenti sicuramente il metodo tariffario nuovo che ci stanno proponendo, quale più efficiente per i cittadini, ma che probabilmente, anzi molto sicuramente, non sarà così, dovrà essere adottato entro il 31/12. Vediamo come si evolve la normativa in tal senso. Al momento, insomma, noi abbiamo preso le distanze da questo nuovo metodo tariffario, abbiamo, insomma, aderito a una class action che i comuni stanno facendo contro ARERA, che è l'autorità di garante, perché, insomma, riteniamo che non si stia procedendo in una maniera corretta, perché le deliberazioni che ARERA sta emanando, sembra, da queste deliberazioni sembra veramente che l'authority, che dovrebbe essere l'ente super partes, non conosce la normativa di riferimento, e questo non fa che generare delle criticità ai danni del comune e quindi anche poi ai danni dell'utenza. Perché, come lo ricordavano, viene spesso ricordato, se i comuni si bloccano, se i comuni si fermano, non riescono a chiudere i bilanci, hanno difficoltà con le entrate, non c'è, più volte i comuni hanno chiesto la maggiore compensazione delle entrate che si sono stimate come perse ai danni del comune per via di questa emergenza. Se sono i comuni che si bloccano, si bloccano i servizi, e se si bloccano i servizi, si bloccano, insomma, il problema viene riversato sulla cittadinanza. Quindi crediamo fortemente che la ripartenza debba anche avvenire per il tramite dei comuni. Quindi, dicevo, per quanto riguarda i tributi rimane tutto invariato, abbiamo anche previsto una esenzione per l'occupazione suolo pubblico, un'esenzione totale della TOSAP fino al 31 ottobre, quindi non solo della maggiorazione che viene concessa per via del distanziamento sociale per chi ha delle attività all'aperto. E quindi nel campo dei
dei tributi rimane tutto invariato, e a questo contribuisce sicuramente il fatto che partiamo da un buon punto di partenza, che è quello dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Come ricordava il sindaco, per noi chiudere i nostri rendiconti sempre in avanzo di amministrazione, insomma disponendo sempre di un buon tesoretto alle spalle, sicuramente dà slancio, impulso e sicurezza alla nuova programmazione. Lascio la parola ad Alfredo che... anche quest'anno abbiamo preparato gli opuscoli sul bilancio, che rappresentano un po' sommariamente quelli che sono i numeri del nostro bilancio. Siete tutti invitati a prenderne copia, qualora non bastassero ne possiamo stampare delle altre, però ce n'è una pubblicata sul nostro sito in formato digitale. Se ci sono degli interventi, vai. Buonasera ai cittadini. Volevo giusto ringraziare l'amministrazione perché ho notato negli ultimi 15 giorni che hanno intrapreso un'iniziativa che a mio avviso è positiva, ossia quello di iniziare finalmente anche nel nostro comune a creare un'isola pedonale durante il weekend. Io l'ho accolta con molta positività questa iniziativa, anche perché sappiamo benissimo che già nel nostro programma elettorale l'obiettivo era, insomma, di avere un paese green, la pineta e tutto quello che c'è intorno. Abbiamo rivalutato il nostro centro storico, per cui questo era il passo successivo che era legittimo fare. Il mio auspicio ovviamente è quello che quest'anno giustamente è stata, diciamo, presa in considerazione una piccola parte del centro storico, ma spero che nel prossimo futuro l'area interessata possa essere, insomma, l'intero centro storico. Ovviamente è importante anche il fatto che i cittadini, insomma, partecipino attivamente a questa cosa, anche, voglio dire, popolando tra virgolette le vie del nostro paese durante il weekend. Detto questo, non l'ho letto sinceramente la previsione di bilancio 2020, ma avete programmato, perché ho assistito in prima persona alcune sere, insomma, che ahimè c'è ancora qualcuno che cerca di non rispettare quelle che sono le regole di, come si dice, di quieto vivere e di vita quotidiana. L'amministrazione ha programmato in questo bilancio 2020 un'attività anche di controllo serale del territorio, cioè ci sono delle somme che il comune può spendere per implementare il servizio di vigili urbani sul territorio di questo comune? Grazie. Sì, Michele, per quanto riguarda l'implementazione del bilancio, noi ogni anno mettiamo un bel po' di fondi per quanto riguarda lo straordinario della Polizia Locale. Quest'anno, perché facendo tante manifestazioni, è chiaro che dobbiamo... Quest'anno abbiamo mantenuto quella spesa e già da quando è cominciata, diciamo, la chiusura di una parte del centro storico, la Polizia Locale ha lavorato un bel po' di sere fino a mezzanotte e mezza. Quindi stiamo già ottemperando quello che è stata la tua richiesta, anche perché quando si fa una cosa nuova purtroppo ci sono i pro e i contro, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo. Purtroppo il centro storico, ma i centri storici sono un pochettino un problema tra virgolette per alcune persone, quindi dobbiamo cercare, stiamo cercando in tutti i modi di creare quei presupposti per far sì che rimangono, diciamo, venga messo a posto il cittadino e il commerciante, che, diciamo, è quello che dovrebbe usufruire di più di quello del centro storico chiuso, soprattutto in questo periodo, visti i distanziamenti e visto il periodo che 2-3 mesi che un'attività commerciale non ha potuto, diciamo, godere delle entrate normali. Quindi ripeto, stiamo cercando di mettere insieme cittadini e attività commerciali per far sì che il centro storico possa essere gradito a tutti quanti.
Buonasera a tutti, vorrei un attimino, forse il sindaco e il vice sindaco l'hanno dimenticato quando hanno parlato della ripresa delle opere pubbliche. Guardate, non è da tutti i comuni, sappiamo tutti benissimo i problemi che sta avendo l'INPS anche ad erogare una semplice cassa integrazione. Noi come comune non siamo esenti da qualsiasi azienda privata che una volta per ricevere dei pagamenti, nel nostro caso dalla regione o dallo Stato che sia, deve presentare il DURC. Ad oggi quasi nessun comune ha il DURC regolare e noi siamo uno di quelli, perché è proprio per questi ritardi che sta portando l'INPS. Tutte queste le opere che sono riprese alla grande, sono potute riprendere solo grazie al fatto che noi abbiamo la disponibilità economica e stiamo anticipando noi i soldi che doveva stanziare la regione e lo Stato. Anticipare di cassa, forse siamo arrivati quasi a 500.000 euro, credo che nessun comune della provincia di Taranto, non solo, l'abbia mai fatto. Detto questo, proprio stamattina abbiamo inviato una PEC alla regione, perché ieri è stato pubblicato l'atto dirigenziale della regionale, appunto, dove ci confermano il finanziamento ottenuto di 100.000 euro per il ripristino delle strutture sportive in via Collina, dove noi abbiamo progettato di fare un campo di beach volley coperto più una struttura di paddle e l'adeguamento anche per invalidi con tutti i vari accessi della struttura, nonché la sostituzione anche lì dell'illuminazione con illuminazione a tecnologia LED. Quindi l'inizio settimana prossima dovremo andare a firmare il disciplinare. Si tratta di un importo di 100.000 euro dove prevede anche questo un cofinanziamento comunale di 10.000 euro. Poi in questi giorni abbiamo approvato il progetto esecutivo che ci è stato offerto dall'azienda che ha vinto la gara d'appalto per il CCR, quindi abbiamo già appaltato i lavori. Contiamo di iniziare i lavori nell'arco massimo di 20 giorni, un mese. Le lavorazioni, che si aggirano intorno ai 200.000 euro, hanno un cronoprogramma più o meno di 3 mesi. Quindi per fine anno contiamo di avere il centro comunale finito. Come diceva il sindaco, pure noi abbiamo avuto un finanziamento di 650.000 euro per quanto riguarda l'impianto di affinamento delle acque. La settimana scorsa, finalmente, dopo anche ritardi dovuti al Covid, abbiamo avuto il parere, il nulla osta del consorzio di bonifica per poter fare degli interventi. Entro fine mese pubblicheremo il bando di gara sulla centrale unica di committenza, poi si assegneranno i lavori. In questi giorni abbiamo avviato proprio un tavolo tecnico, creato una sorta di cabina di regia assieme ai comuni limitrofi, al comune di Taranto e la regione, e abbiamo avviato anche un'interlocuzione diretta con la presidenza del Consiglio, proprio perché una grossa sfida ci attende in questo periodo, sono i Giochi del Mediterraneo 2026. All'interno di questi giochi tutte le amministrazioni comunali dovranno non solo portare avanti quei lavori di ammodernamento di impianti sportivi e quant'altro, ma creare anche il cosiddetto indotto, ossia tutte le infrastrutture che comunque dovranno collegare e permettere non solo agli atleti di svolgere le Olimpiadi, ma anche a tutto quell'indotto che si crea tra familiari, cose che possono dare veramente una svolta turistica a tutta la provincia di Taranto. Proprio a domani mattina abbiamo un'altra riunione con il sindaco e i vari uffici tecnici di Rocca Forzata e di San Giorgio, dove noi ci crediamo veramente nell'istituzione del parco, dell'ente Parco Montedoro. Il nostro progetto che vogliamo portare avanti è proprio questo, creare
appunto una sinergia tra comuni, perché siamo convinti che l'unione fa la forza. All'interno di questo parco Montedoro, oltre alla rinaturalizzazione dell'intero dosso collinare, prevediamo anche una serie di interventi quali piste ciclabili, punti di interscambio e poi piste ciclabili condivise sulla falsariga delle piste ciclabili che accompagnano l'acquedotto pugliese. Da un po' di anni hanno avviato appunto queste piste ciclabili, una rete che coinvolge tutta la Puglia, la Basilicata e la Campania. E sono piste ciclabili che sono anche avvantaggiate dal fatto che ci corrono i tubi dell'acquedotto pugliese. La stessa cosa stiamo tentando di fare noi, di creare questa pista ciclabile che segua il flusso del canale Maestro, partendo quasi dalla strada di Lizzano fino ad arrivare al Mar Piccolo. Logicamente ci saranno tutti i collegamenti dei vari paesi a questa pista ciclabile. Noi abbiamo già approvato il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, in cui erano previsti tre step di interventi da 800.000 euro l'uno. Uno di questi ultimamente è stato ammesso dalla Regione Puglia, quello lì che comprende più o meno solamente il nostro territorio, che continua la pista ciclabile esistente verso la frazione Sagrispieri e coinvolge un attimino tutta quella che è la cava e parte della Pineta. L'altra parte della pista parte dalla Pineta per raggiungere il parco archeologico di Rocca Forzata e collegarsi alle tagliate di San Giorgio. Da lì può proseguire verso il Circo Mar Piccolo, quindi anche la città di Taranto. Entro il 17 dobbiamo appunto consegnare alla Presidenza del Consiglio questa scheda illustrativa con logicamente uno studio economico fatto grossolanamente, perché non abbiamo progetti esecutivi, però contiamo di presentare un bel progetto alla Presidenza. Poi abbiamo avviato un po' di progettazioni sempre collegate a questo progetto, perché il progetto rientra in un progetto un po' più ampio, che non è solo quello di basare tutta la nostra economia, lo sviluppo economico e turistico sul parco, ma creare qualcosa di più sinergico che coinvolga anche i centri storici di tutti i paesi che si affacciano sul parco. Infatti abbiamo previsto e progettato nodi di interscambio turistico sia all'interno del centro abitato che all'esterno, con fondi comunali che abbiamo ricevuto l'anno scorso dal Ministero. Abbiamo già appaltato e partiranno a brevissimo i lavori due impianti fotovoltaici, uno per la sede comunale e uno per l'area cimiteriale. Entrambi gli impianti fotovoltaici, oltre ad alimentare le lampade votive del cimitero e al comune, l'elettricità comunale, avranno alimenteranno delle stazioni di ricarica elettriche sia per bici che per auto, dove ci saranno anche delle bici da poter creare. Questo esempio è una visione di Smart City che stiamo elaborando. Logicamente è un lavoro complesso. Vorrei anche ringraziare soprattutto l'ufficio tecnico, perché mi affianca a questo lavoro, che veramente lavorano giorno e notte i ragazzi. Vorrei veramente ringraziarli. Se mi è sfuggito qualcosa potete fare qualche domanda, non so. Ci sono degli interventi? Molto brevemente, sono interessanti le cose che diceva Alfredo. Chiaramente anche il sindaco, che non ho potuto sentire, ma è stata abbastanza completa, Biera. È indubbio che i processi di sviluppo che subirà il nostro comune
esige una programmazione, io credo anche ultradecennale. Questa cosa lo si percepisce già dalle cose che ha detto Alfredo, dove i due terzi del suo intervento sono stati caratterizzati dal dosso collinare. Ed è chiaro che la crescita, lo sviluppo del territorio non può che passare attraverso un intervento serio, costante, di che cosa si vuole fare del dosso collinare, della pineta. Io dall'inizio della pandemia sono venuto solo 3 volte sul comune, compreso stamattina, e quindi non conosco quali sono gli sviluppi, se la proprietà è già stata scritta al comune, se sono stati fatti gli atti e anche che tipo di progettazione deve essere redatta. Ma una cosa è certa, io credo che una progettualità di questo tipo sarebbe carente se dovesse essere soddisfatta solamente dalla mera presenza degli amministratori locali, i quali comunque hanno a che fare con i problemi del quotidiano, come diceva Mimmo Sgobba sempre nei suoi interventi. Certo, le lunghe progettazioni, le programmazioni, ma gli assessori, i consiglieri comunali hanno a che fare ogni giorno con i problemi: il palo della luce, il fosso, il cane. Questi sono problemi quotidiani che distolgono da una vera programmazione di sviluppo del paese. Quindi io credo che sia necessario porre in essere dei soggetti di natura collettiva, che siano anche di supporto all'amministrazione comunale in termini di sviluppo. Certo, c'è anche i comuni che fanno parte del parco, ma ritengo che invece debba essere, questo è il mio suggerimento, per l'esperienza che io in tanti anni ho fatto, non parlo di tanti anni dell'amministrazione comunale, ma per via delle mie attività lavorative, io credo invece che si debba iniziare a pensare alla costituzione di un soggetto giuridico diverso da quello dell'amministrazione, che comunque quest'ultima deve avere il controllo su questo ente. Però è necessario. Badate, se noi parliamo solamente di sviluppo, di crescita del territorio, bla bla bla, non diciamo nulla. Non diciamo nulla, sono frasi fatte, ma che non ci aiutano a determinare in concreto quello che vogliamo fare. Noi adesso siamo un paese fortunato, ci ritroviamo questo polmone di verde, mai nessuno poteva anche pensare a tutto il dosso collinare e anche alla cava, che è qualcosa di stupendo, e vede l'amministrazione qui molto piccola rispetto a questa progettualità che non può che essere molto ampia. E quindi da qui nasce la esigenza di avere un collettivo forte che possa essere di supporto sinergico non con l'amministrazione, con le amministrazioni comunali, ma io dico anche con la regione e con altri soggetti. E badate, se si decide, io spero che lo facciano, perché purtroppo molte volte accade che qualcuno ti vuole dare i soldi allo 0,8% e c'è qualcuno che rifiuta. Potremmo prendere i 35 miliardi, 36 miliardi del MES e quindi dare un supporto forte a tutta la questione sanità, perché sarebbero somme destinate e vincolate al settore. Voi immaginate un po' se nel giro di pochi anni l'ospedale viene realizzato. Noi siamo il primo comune che incontra questa struttura sanitaria, anche quello che è un polo di sviluppo sanitario, quindi da qui una grande fortuna per il nostro comune, e abbiamo l'esigenza anche di essere preparati rispetto a questo. Quindi io credo che
che ci sia molto da lavorare. Ci sia molto da lavorare e lo si deve fare in maniera costante. Non può essere un intervento a spot, una progettualità di questo tipo. Secondo aspetto, io credo che bisognerà ritornare anche sulla questione dei servizi annessi sull'agricoltura. È indispensabile questo. Alfredo parlava un po' della questione dei canali, del canale maestro, del canale dello Stone dei Cupi, che si riversa un po' nel Mar Ionio, l'altro nel Mar Piccolo. Però noi abbiamo anche qui la necessità anche di imprimere sollecitazioni forti agli enti che hanno la competenza, tipo il consorzio di bonifica da restornare, dove noi non sappiamo che tipo di progettualità questi fanno, ma comunque il Comune di Fagiano è tributario, no, di questi interventi. Quindi un controllo anche sulla progettualità di questi enti io credo che debba essere condotto da parte dell'amministrazione. Terzo punto, e quindi parlavo anche di servizi annessi, quindi quella cosa che poi è stata bocciata per un paio di volte, ma io credo che vada riproposta, e vada riproposta con forza, perché se riusciamo da qui a pochi anni potremo avere sicuramente una campagna rurale urbanizzata, capace di poter portare anche l'elettrificazione rurale nelle nostre campagne. Un altro punto che mi sta molto a cuore, perché percepisco questa esigenza da parte della cittadinanza, è che non è sufficiente, assolutamente non è sufficiente. Non possiamo dire che la nostra attenzione è stata rivolta alle persone, sì, i soggiorni climatici degli anziani, i soggiorni termali, ok, mi sta bene la presenza dei 70 ragazzi, quindi un plauso anche a Piero, ma un punto di domanda io dico: è sufficiente questo? Non sarebbe invece necessario pensare a molte esigenze che hanno i cittadini, ad esempio quelli un po' più deboli, gli anziani che non sanno dove andare, che non sanno cosa fare, vedove, vedovi, che non hanno un punto di riferimento, di incontro, che sono soli. Io credo che la nostra attenzione debba anche essere rivolta su questo aspetto che ritengo determinante. Grazie. Sì, vorrei rispondere a Nicola proprio per quanto riguarda, lo doveva dire il canale maestro, ho preferito che lo dicesse il consigliere Patrono in quanto delegato all'agricoltura, e poi vabbè, ve lo spiega lui. Logicamente capisco benissimo la difficoltà, siamo i primi che sappiamo quanto è difficile progettare una... e gestire un peso di questo tipo, però noi ce la stiamo mettendo tutta, i tempi sono veramente ristretti, poi è logico che dovremo affidare la progettualità, non posso né farla io né farla Piera o Tonino, la progettualità dovrà essere fatta logicamente da persone competenti, anche in quello stiamo provvedendo, perché le prime risorse che ci dovrebbero stanziare sono proprio quelle progettuali, perché i lavori logicamente hanno una tempistica diversa, ma proprio sulla progettualità dovrebbero arrivare i primi finanziamenti. Stiamo facendo solo uno studio di intenzioni di ciò che vogliamo fare, poi logicamente la progettualità in sé per sé la faranno gli addetti ai lavori. Ci sono altri interventi? Vai Piero. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi stasera. Parto subito con ringraziamenti per l'egregio eccellente lavoro svolto dagli uffici in questo lungo periodo di emergenza, ma sarò di parte
vorrei veramente ringraziare di cuore il lavoro svolto, il capillare lavoro svolto, importante lavoro svolto dall'Ufficio Servizi Sociali, che ha offerto in maniera incondizionata la spalla a tutta la comunità, ma soprattutto a tutti coloro che hanno bisogno, che hanno avuto reale bisogno. Il ruolo dei servizi sociali all'interno della comunità è un ruolo importante che necessariamente deve andare a braccetto con i cittadini, con tutti coloro che hanno bisogno. Fermo è stato il fatto che di aver dato servizi essenziali e indifferibili ai cittadini. Una parte importante del bilancio viene destinata a tutte quelle persone bisognose che per necessità devono fare riferimento, devono ricoverarsi presso strutture sanitarie. E questa è una spesa che va, la maggior parte della spesa va ad accollarsi l'ente comunale. Come pure la garanzia che abbiamo dato in questo lungo periodo di pandemia, come misure urgenti per fronteggiare il disagio economico a cui alcune famiglie, tantissime famiglie sono state soggette. Mi riferisco alla gestione di fondi per la solidarietà alimentare, tradotti poi in buoni alimentari che, concedetemi di dirlo in maniera rapida e repentina, sono stati distribuiti con un grande sacrificio e puntualità da parte degli uffici, con un grande lavoro alle spalle anche da parte di tutti gli amministratori. Appunto, tradotti in buoni spesa che non hanno cambiato la vita delle persone, dei cittadini, ma sicuramente hanno contribuito a dare un pochettino di ossigeno e si sono rivelati, credetemi, essenziali. Un altro passaggio importante che abbiamo ritenuto opportuno fare in questo momento, legato ovviamente al bilancio, è rinfoltire la parte legata al contributo straordinario, sempre nell'ottica di concedere contributi a tutti coloro che hanno bisogno. Abbiamo impiegato anche non solo risorse statali o governative o regionali, abbiamo anche impiegato risorse nostre, comunali. Abbiamo strizzato anche un occhio, se vogliamo, ai ragazzi con la consegna attraverso i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, di uova pasquali, in modo tale che anche loro sentissero meno il peso dell'emergenza. Un lavoro importante di indirizzo verso contributi non solo comunali ma anche statali e regionali continua a farlo ogni giorno l'Ufficio dei Servizi Sociali. Abbiamo deciso di ripartire tutti insieme e l'abbiamo fatto, come ha anticipato il sindaco e l'assessore Fragnelli, con i centri estivi, credendo che la forza maggiore possa derivare personalmente, direttamente, dai ragazzi. Siamo partiti ieri con i centri estivi, un'adesione che speravamo che ci fosse, inaspettata per alcuni versi. Un programma diluito fino al 7 di agosto, che vedrà fasce d'età dei bambini da 3 a 14 anni, con anche un'escursione turistica, se vogliamo, all'interno del Golfo di Taranto attraverso una mini crociera su una motonave. E quindi attività diversificate, ma a vantaggio ovviamente dei nostri ragazzi. Questo per quanto riguarda l'aspetto servizi sociali. Quindi passare alla scuola. La vicinanza con la scuola è riconosciuta a questa amministrazione, ancor di più lo è stato in questa fase complicata, se vogliamo, di emergenza. Abbiamo collaborato come ente alla distribuzione dei portatili, dei computer, alla distribuzione di libri attraverso la Protezione Civile. Abbiamo tenuto in piedi un servizio offerto che era stato sospeso dall'ambito, si chiama ADE, educazione domiciliare. Abbiamo quindi assicurato a quei minori presenti in delle famiglie in difficoltà anche l'educazione domiciliare, nonostante l'emergenza ponesse dei limiti di operabilità, evidentemente. Abbiamo programmato, come diceva il sindaco, il rinnovo dei banchi dell'arredamento scolastico ormai vetusto. Speriamo di partire quanto prima con l'acquisto degli arredi scolastici della scuola media,
ci siamo posti un freno perché giovedì sentiremo la dirigenza scolastica e di concerto con, appunto, con la preside lavoreremo affinché si possa cominciare a settembre in una maniera più tranquilla per tutti noi come genitori e soprattutto per i ragazzi, di concerto appunto con la dirigenza e con i docenti, nell'ottica appunto di rinnovare completamente a partire da questo momento fino alla fine legislatura tutto l'arredamento scolastico. Stiamo partecipando per questa fase anche con risorse proprie. Abbiamo ricevuto un finanziamento benché basso ma comunque utile alla causa per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che prevede in buona sostanza l'acquisto di arredi e opere di edilizia di piccola entità. Questo è quello che abbiamo fatto, che continueremo a fare per la scuola, passando anche per le associazioni. Le associazioni, come sapete benissimo, ogni anno facciamo una programmazione a lungo termine guardando in avanti fino al 31 dicembre, ponendo, accantonando delle somme, mettendo a disposizione delle somme economiche per la realizzazione di manifestazioni che puntualmente vengono svolte dalle associazioni all'interno della nostra comunità. Fondi che al momento sono congelati evidentemente perché non possiamo realizzare manifestazioni come di fatto ci piacerebbe. Ma io ci tengo a questo punto a ringraziare le associazioni che nonostante tutto sono state vicine all'amministrazione e hanno contribuito fattivamente ad operare sul territorio. Stiamo finalizzando tra l'altro una Piera Fragnelli mi darà conferma, una convenzione con l'associazione Olbrechts Bike per mettere in piedi un servizio di bike sharing a disposizione della comunità. Spero che si possa fare quanto prima, così da offrire quanto prima appunto lo stesso servizio. Abbiamo attivato, ad aprile abbiamo avuto il primo tavolo di concertazione con la regione e con una cooperativa sociale. Ovviamente ho preteso che all'interno del progetto rientrassero anche le associazioni, il nostro terzo settore, le associazioni locali, e così è stato. Un progetto abbastanza impegnativo che ci vedrà operare a livello sociale, sul territorio per 24 mesi, per 2 anni. Va da sé poi che quel percorso potrà essere abbracciato dalle nostre associazioni e portato avanti anche nell'ottica di quello che diceva Nicola, un supporto se vogliamo agli anziani all'interno della nostra comunità. Chiudo con la cultura, che fa il paio ovviamente con lo sviluppo territoriale che poco fa diceva Alfredo. Non c'è sviluppo territoriale se non c'è anche sviluppo culturale. È di qualche giorno fa la possibilità di accedere a un piccolo finanziamento, piccolo perché per la nostra biblioteca, perché rientriamo nei 5.000 volumi disponibili nella nostra biblioteca, un finanziamento che ci dà la possibilità di rimpinguare il numero di volumi già presenti, con la speranza che quanto prima quella biblioteca possa uscire dall'istituto scolastico e possa rendersi disponibile per tutta la cittadinanza. Di fatto è anche adesso, però ci riserviamo agli orari scolastici. Siamo tuttavia alla continua ricerca di finanziamenti per promuovere il ventaglio culturale con l'adozione di alcune misure che diceva Alfredo. Stiamo pensando alla costituzione di un hub culturale presso la vecchia sede municipale, con un ventaglio di offerte per i cittadini importanti. Stavamo pensando, perché la pandemia, ahimè, ha portato negatività, ma ci ha fatto rendere capaci di pensare, di andare un pochettino oltre con i pensieri. Stavamo pensando ad un archivio storico digitale, perché anche in quei casi eccezionali il cittadino, la comunità deve poter usufruire a casa, deve avere a portata di mano la cultura, così da avere una concentrazione storica per quanto riguarda la nostra storia a portata di mano. Questo è un programma che stiamo portando avanti, un programma bello vivo che stiamo portando avanti e che
vedrà la luce, speriamo il più breve tempo possibile. Questo è il ventaglio di attività che sono state fatte nonostante le serrande fossero state parzialmente abbassate, un'attività fervida all'interno del comune. Io ringrazio per quello che è stato fatto, per quello che facciamo e per quello che faremo ancora gli uffici, ma soprattutto i colleghi consiglieri comunali che in maniera corale ci dà la possibilità di vivere la nostra comunità. Grazie. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole fare qualche domanda? Non siate timidi? Maria, rompi il ghiaccio. Si sente? Buonasera a tutti. Ringrazio i cittadini presenti e tutti coloro i quali in questo particolare momento di emergenza sanitaria ci stanno seguendo tramite la diretta di Teletrio, che ringrazio. Questa sera mi preme affrontare un tema tanto delicato quanto importante, che è il randagismo. E mi preme farlo perché questo è un periodo abbastanza particolare. Ormai siamo entrati nel vivo della stagione estiva e sono proprio i mesi estivi quelli in cui si registra l'apice di questo fenomeno, che è sempre più diffuso, ahimè, al sud. Prima di entrare nel merito delle attività svolte da questa amministrazione nel contrasto al randagismo, vorrei rivolgere un accorato invito a non abbandonare i cani in virtù delle vacanze estive, in quanto, oltre ad essere un comportamento eticamente scorretto, ricordo che l'abbandono di un animale è un reato che il nostro ordinamento prevede e punisce all'articolo 727 del Codice Penale. Ora entro nel vivo delle attività svolte da questa amministrazione, facendo un breve riepilogo di tutte le azioni intraprese. Abbiamo all'inizio del mandato sottoscritto una convenzione con il canile sanitario di San Giorgio, che rappresenta un tassello fondamentale affinché si possano effettuare sterilizzazioni e trattamenti sanitari a cani e gatti rinvenuti sul territorio comunale, ad opera dell'ASL ovviamente. A tal proposito abbiamo provveduto a censire un paio di colonie feline che provvederemo a sterilizzare non appena il canile sanitario sarà di nuovo operativo, visto che ha subito dei mesi di stop dovuti a dei lavori di ristrutturazione. Abbiamo portato avanti la convenzione con la clinica veterinaria Croce Azzurra di Taranto, dottor La Porta, già sottoscritta nella precedente amministrazione, per effettuare soccorso e cura a tutti i cani vaganti feriti o con problemi di salute. Convenzione che, vorrei precisare, grava sul bilancio del nostro comune solo in piccola parte, essendo stata sottoscritta dal nostro comune insieme all'Unione dei Comuni Montedoro, di cui Faggiano fa parte. Ricordo alla cittadinanza che in meno di un anno sono stati più di 10 i cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso le strutture convenzionate. Una di queste è il canile Euro 2000 di Manduria. E poi siamo stati costretti, in un periodo in cui questo canile ci aveva comunicato di essere saturo, a convenzionarci con un altro canile rifugio, il canile Solazzo di Maruggio, in cui sono attualmente ricoverati 3 cani comunali. Un grandissimo traguardo è stato per noi quello di riuscire in pochissimo tempo a concedere il nulla osta a ben 2 richieste di adozione di cani comunali ricoverati nei nostri canili, ottenendo così un duplice risultato. Da un lato consegnare a delle famiglie questi cani circondati così dall'affetto delle loro nuove famiglie, e dall'altro lato, permettetemi di dire, ci ha permesso di abbattere i costi a carico dell'ente, riducendo le spese del canile. Altre 2 richieste sono attualmente in fase di valutazione. Ammonta ad euro 45.000 la somma inserita per il randagismo nel bilancio 2020. Ha subito un incremento rispetto al bilancio precedente di circa 10.000 euro. Questo è indice di un raggiungimento della qualità dei servizi maggiore, a cui si è giunti ponendo sempre una maggiore attenzione a questo tema. Questo, permettetemi di dire, è il frutto di un lavoro capillare attento, intenso e di prevenzione effettuato sul territorio, grazie anche alla cospicua collaborazione col consigliere Patrono.
consentitemi di ringraziare il mio ufficio di riferimento, l'ufficio di polizia locale, che si occupa con me di randagismo ed è sempre attento alla problematica e sempre presente sul territorio. Consentitemi di ringraziare i servizi veterinari delle ASL nella persona del dirigente dottor Garramone Lorenzo e di tutto il suo team di operatori. Grazie anche ad alcune volontarie del posto che in più di qualche occasione si sono prestate così alla collaborazione con noi per il recupero sul territorio di alcuni cani che erano considerati così un pericolo per l'incolumità dei cittadini, anteponendo così ai loro affetti la loro comunità, il bene della loro comunità. A maggio abbiamo sottoscritto una convenzione con le guardie ambientali zoofile, che tra le altre finalità ha quella di supportare l'amministrazione comunale in una vera e propria campagna di sensibilizzazione. Perché il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura del possesso responsabile, di abbattere così ogni tipo di abbandono, sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole, al rispetto dell'ambiente, ma soprattutto al decoro urbano. A tal proposito stiamo lavorando ad un regolamento comunale che è volto a promuovere azioni mirate al contenimento e alla prevenzione del fenomeno del randagismo, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali attualmente in vigore. Ultima sopraggiunta è la legge regionale del 7 febbraio 2020. Il regolamento al quale stiamo lavorando ha come punto cardine quello della tutela degli animali, della salvaguardia dell'ambiente, ma soprattutto del corretto equilibrio tra ambiente uomo-animale. Il punto di forza di questo del regolamento che ci apprestiamo ad approvare non appena avrà superato tutto l'iter burocratico è quello di incentivare le adozioni affinché ci siano sempre meno cani nelle strutture, nei canini comunali e affinché si alleggerisca di riflesso la spesa a carico dell'ente. Molto è stato fatto al riguardo, ma tanto ci sarà da fare per combattere quella che è una vera e propria piaga sociale, soprattutto per il nostro meridione. Permettetemi di rivolgere un ultimo appello a chi ci ascolta. Non abbandonate, perché commettete un gesto crudele verso un animale, ma soprattutto un gesto responsabile nei confronti della società, che purtroppo dovrà farsi carico dei costi della struttura in cui quel cane andrà a finire. Per quanto riguarda le attività produttive, vorrei esprimere massima vicinanza a tutte quelle attività commerciali che si trovano purtroppo al momento costrette a mettere in campo tutte le proprie energie affinché possano fronteggiare le conseguenze dovute a questa emergenza sanitaria. Il Covid ci ha colto impreparati e ci ha scoperto anche vulnerabili nonostante il progresso tecnico e scientifico e ha generato così una profonda crisi nel tessuto economico e sociale del Paese. Il lavoro autonomo e quello imprenditoriale sono stati tra quelli più colpiti. A tal proposito abbiamo inserito nel bilancio 2020 soluzioni di alleggerimento della pressione fiscale o di aiuti una tantum, che hanno lo scopo di aiutare le partite IVA e le attività commerciali in difficoltà. Ovviamente tutte le misure adottate, di concerto con gli uffici, saranno comunque comunicate nei prossimi giorni. Come detto più volte anche in consiglio comunale dal sindaco e dall'assessore Fragnelli, abbiamo previsto una riduzione della Tari per le utenze non domestiche, proprio per alleggerire le spese delle attività commerciali che hanno dovuto mantenere chiusa la propria attività a causa dei decreti ministeriali per il coronavirus. Passiamo alla zona industriale, che è il punto cardine del sistema produttivo del nostro territorio. Come ben sapete, la nostra zona industriale fa parte della ZES, zona economica speciale, zona in cui i nuovi insediamenti godrebbero di innumerevoli agevolazioni anche fiscali. Abbiamo ricevuto una richiesta di lottizzazione di un'area di quasi 28.000 metri quadri, per intenderci quella alle spalle dell'azienda Vibrotech, in cui potranno essere realizzati circa altri 6 capannoni. Sempre zona industriale per la pubblica illuminazione, stiamo installando le armature a tecnologia LED, che offre una migliore efficienza sia dal punto di vista economico ed ecosostenibile, in quanto sono a risparmio energetico, ma anche dal punto di vista visivo, in quanto la resa cromatica è indubbiamente superiore rispetto alle vecchie lampade alogene. Inoltre vorrei approfittare di questa occasione per condividere con voi il raggiungimento di un traguardo importantissimo.
Infatti, dopo una lunga ed estenuante attesa fatta di sollecitazioni da parte della precedente amministrazione soprattutto, ma anche dell'attuale amministrazione, abbiamo ottenuto che venga asfaltata finalmente la strada provinciale SP110 che attraversa la nostra zona industriale, restituendole finalmente l'aspetto dignitoso che merita. Grazie a tutti. Ci sono degli interventi? Mattia. Buonasera a tutti. Allora, faccio un breve excursus delle attività svolte per quanto riguarda il ramo dell'agricoltura e poi passo ad approfondire la questione del regolamento che stiamo preparando per il randagismo. Per quanto riguarda l'agricoltura, in questo anno abbiamo svolto delle attività di manutenzione che vanno comunque svolte in maniera costante. Parlo della pulizia per esempio dei cigli stradali per quanto riguarda le strade rurali, parlo della manutenzione alle strade stesse che necessitavano appunto di un ripristino, ma soprattutto parlo del canale maestro che, come avete sentito prima dall'assessore Vergine, è stata fatta ben 3 volte quest'anno. Proprio il canale maestro è un problema annoso per il comune di Faggiano, dal momento che appunto non ne siamo proprietari, né proprietario il consorzio di bonifica di Stornare e Tara, però ricade appunto sul nostro territorio e quindi ci assumiamo appunto l'onere per la manutenzione. Stiamo cercando, proprio qualche giorno fa abbiamo avuto un colloquio con il consorzio per quanto riguarda un progetto, un'idea che l'assessore Vergine appunto da diverso tempo sta portando avanti per quanto riguarda la possibilità di cementare anche la parte in terreno del canale maestro. Appunto, come per chi non lo sapesse, il canale maestro è costituito una parte da terra e una parte da cemento, quindi cementando anche la parte in terreno avremo la possibilità di effettuare manutenzioni magari più durature sicuramente e creando magari un viale che costeggia appunto il canale maestro potrebbe essere molto più semplice la manutenzione appunto del canale maestro. Per quanto riguarda invece l'impianto di affinamento delle acque reflue, come ha detto l'assessore, puntiamo a pubblicare a breve la gara d'appalto e a iniziare i lavori entro la fine dell'anno per un impianto che appunto percorrerà quasi tutto l'intero territorio comunale e affiancando in parte anche il canale maestro. E poi passerei insomma alla questione del randagismo, dove vorrei approfondire appunto quanto detto dall'assessore Rò, sia per quanto riguarda la prevenzione che è stata effettuata durante questo anno da quando ci siamo insediati, perché badate, la questione del randagismo non si risolve togliendo i cani dal territorio e basta, ma serve una prevenzione duratura che possa portare i frutti nel corso degli anni. E appunto gli interventi che sono stati fatti, 10 cani che abbiamo recuperato, erano cani che magari potevano portare un pericolo anche per la cittadinanza, oppure cani che abbiamo deciso di sterilizzare per evitare magari una riproduzione incontrollata all'interno del paese e avere così nel tempo un maggior numero di cani randagi. Stiamo lavorando appunto a questo regolamento che detterà le linee guida per quanto riguarda sia per i proprietari dei cani ma anche per i comportamenti da tenere da parte della cittadinanza e anche per degli atti che possono portare ad una prevenzione duratura. Mi viene in mente l'obbligo, ovviamente che non ce lo stiamo inventando noi ovviamente, ma è una legge nazionale, una legge regionale che stabilisce l'obbligo della microcippatura per i cani di proprietà.
Quindi sarà obbligatorio, lo è già, microchippare i cani di proprietà, che è un atto fondamentale sia per quanto riguarda il cittadino, perché comunque un cane smarrito microchippato vuol dire un cane che può essere riportato al proprio proprietario, ma è importante anche per ridurre la frequenza degli abbandoni. E per venire incontro al cittadino abbiamo pensato con l'assessore, ma con tutta la maggioranza, di istituire una giornata dedicata nell'immediato futuro, insomma poi se ne riparlerà, una giornata del microchip, un microchip day, in cui l'amministrazione si farà carico delle spese per i cittadini per microchippare i cani di proprietà. E quindi dedicheremo insomma una giornata per venire incontro ai cittadini da questo punto di vista. E, nel regolamento abbiamo anche, tra le varie cose, disciplinato l'obbligo di portare con sé per i proprietari dei cani il materiale per raccogliere le deiezioni canine, in quanto non è più tollerabile per un cittadino dover uscire di casa, calpestare magari le deiezioni, le feci degli animali, e quindi è una questione di civiltà, di rispetto nei confronti di tutti, quindi sarà obbligatorio fare ciò. Abbiamo anche predisposto, avrete visto nel paese, i contenitori per le deiezioni grazie alla Serveco. E, mi viene in mente anche non sarà più consentito lasciare i cani di proprietà liberi di circolare magari in mezzo alla strada, davanti alla propria proprietà, in un terreno insomma adiacente, perché è un rischio, un pericolo per la comunità, per le cose e per le persone. E ovviamente, come diceva l'assessore Rò, le guardie zoofile ci daranno una grossa mano per quanto riguarda sia la sensibilizzazione dei cittadini, ma anche il rispetto di queste regole. Abbiamo, proprio per quanto riguarda la spesa, che comunque si è incrementata quest'anno per quanto riguarda i cani nei canili, ma anche per una questione di affetto nei confronti degli animali, perché comunque lasciare un cane in canile vuol dire fargli passare molti anni della sua vita, abbiamo deciso di incentivare le adozioni, dando al cittadino che decide di andare in canile e adottare un cane di proprietà del comune di Faggiano, dare un rimborso spese per le spese che andrà a sostenere in cibo per l'animale, in spese veterinarie, in educazione cinofila, insomma per le spese che il cittadino poi dovrà andare ad affrontare. Penso sia una cosa abbastanza insomma rivoluzionaria, non siamo sicuramente i primi a farlo in Italia, però non tutti i paesi insomma ne sono in possesso, e quindi credo sia un'idea insomma che l'amministrazione ha ampiamente condiviso e che vuole portare a termine a tutti i costi insomma. Niente, concludo il mio intervento se ci sono delle domande. Sì, buonasera a tutti gli intervenuti qui presenti e soprattutto anche a quelli che ci seguono con la diretta grazie a Teletrio. Mi aggrego anch'io ai ringraziamenti, a quelli già espressi dagli altri amministratori per quanto riguarda l'operato degli uffici in questi mesi difficili un po' per tutti, ma che comunque magari per dire quando si rappresenta un ente non si conosce diciamo la sospensione delle attività. Quindi veramente un grazie di cuore a tutti gli uffici, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa macchina, portare avanti questa macchina amministrativa in virtù di questa emergenza che purtroppo incombe ancora sul territorio nazionale e pandemico insomma. E, per quanto riguarda diciamo tra le attività dell'amministrazione mi preme fare un escursus su quello che è la partecipazione del nostro comune a quello che è l'Unione dei Comuni di Montedoro,
di cui grazie a questo ente abbiamo, è stato redatto il piano di protezione civile, che vede il piano di protezione civile generale di tutti e 9 i comuni, ma che nella redazione dello stesso vede l'approfondimento di ogni singolo comune. Quindi anche il nostro comune, facente parte di questo ente, ha potuto avere un piano di protezione civile, e questo magari per dire ha portato il vantaggio sia in termini di sicurezza per quelle che sono le avversità idrogeologiche, ma anche e soprattutto per quelle che sono i vantaggi in termini economici. Diciamo che fare la redazione di un piano in forma personalizzata comporta dei costi abbastanza onerosi. Facendolo magari per dire con l'Unione dei Comuni di Montedoro, diciamo, ha esentato diciamo, l'amministrazione da questa spesa, e quindi a giorni verrà ufficializzato il piano di protezione civile. Questa pandemia che abbiamo ormai da marzo, abbiamo istituito anche noi il COC, il Centro Operativo Comunale, che appunto nell'insinuarsi delle emergenze viene istituito. E un ringraziamento veramente di cuore va all'associazione della Croce Verde, soprattutto il comparto della protezione civile, nella persona di Angelo Pacifico, che diciamo nella distribuzione di quelli che sono stati i dispositivi di sicurezza, ma che sono andati anche alla distribuzione per quanto riguarda i farmaci per le famiglie più bisognose, non c'è stato diciamo nemmeno da parte loro il fatto di doversi fermare, quindi andare avanti, veramente un grazie di cuore a loro. E anche magari per dire nel contempo stesso di questa emergenza vorrei fare anche un ringraziamento di vero cuore a quella che è stata l'iniziativa svolta durante la festività pasquale, cioè quello appunto che i primi protagonisti, veramente collaboratori bravissimi, sono stati i bambini. E nella festività pasquale è stata veramente lodevole l'iniziativa promossa dall'amministrazione, soprattutto diciamo dal sindaco, dal nostro sindaco, che insieme alla partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è data la possibilità della consegna delle uova pasquali messe a disposizione dal comune a tutti gli alunni della comunità. Quindi veramente un grazie di cuore anche a loro. E, come ultimo punto, il nostro comune ha partecipato al bando che ha visto la cardioprotezione della Regione Puglia, ovvero per i comuni sotto i 5.000 abitanti c'è stata la possibilità poter partecipare a questo bando per ottenere il defibrillatore. Il defibrillatore che è un apparecchio utilissimo per quanto riguarda l'arresto cardiaco. Cioè, purtroppo è un fenomeno che porta parecchie vittime durante l'anno, e che comunque è fondamentale avere un apparecchio che salva la vita, perché è un vero e proprio apparecchio salvavita. Questo terzo defibrillatore che noi abbiamo ottenuto giorni fa va ad aggregarsi a quei due che già abbiamo sul territorio, di cui uno lo vedete qui alle nostre spalle posizionato e l'altro è posizionato presso la frazione di San Crispieri. Questo bando, quindi, dicevo, che vedeva la partecipazione di tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti, e che la Regione Puglia la settimana scorsa proprio ha dato avvio a quelli che sono i 160 apparecchi acquistati, e che ha dato l'avvio alla distribuzione dei primi 33 apparecchi. 33 apparecchi che ha visto anche diciamo, il nostro comune essere dotato di uno di questi. E quindi appunto che va a sensibilizzare diciamo, e a dare maggior sicurezza per quello che è l'emergenza anche dell'arresto cardiaco. E comparto diciamo che riguarda il comparto sanitario, quindi che ha visto molto destreggiarsi in questi mesi per quanto riguarda il fronteggiamento dell'emergenza Covid, e che un ringraziamento va anche alle figure sanitarie del nostro territorio, come quella dei medici curanti, e che appunto
hanno dato diciamo, la loro collaborazione nell'espletamento di quelli che sono stati i contatti, anche per coloro magari per dire che molte volte non avvertivano della sintomatologia che poteva accostarsi, ma che fortunatamente non ha intaccato il nostro territorio. Bene, con questo diciamo, chiudo l'intervento, se ci sono delle domande da parte dei presenti. Bene, credo di chiudere anche perché forse ci siamo dilungati un po' troppo. Io ringrazio ancora gli intervenuti, ringrazio soprattutto Pasquale Ficocelli per questa possibilità che dà ai cittadini di Faggiano non solo di poter seguire quello che accade nel nostro paese. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, per qualsiasi suggerimento, il mio cellulare, il cellulare di tutti gli amministratori, siamo sempre disponibili sul comune. E a tal proposito però permettetemi a me di fare un ringraziamento a tutti i miei collaboratori, perché guardate, credo che non è si può vedere dappertutto il comune aperto tutti i giorni, tutte le sere, sabato e domenica, con gli amministratori che all'interno stanno lavorando, stanno progettando per far sì che una piccola comunità come la nostra possa partecipare a tutti i bandi che vengono fuori. Quindi veramente un grazie a tutti gli amministratori, quelli più presenti, ma soprattutto a quelli che svolgono un lavoro che gli permette di stare poco sul comune. Guardate, quel poco che loro riescono a ritagliarsi sono presenti con noi. Questo mi fa veramente piacere, perché per fare questo sicuramente bisogna lasciare da parte un bel po' di spazio da dedicare alla famiglia. Quindi veramente, ragazzi, grazie a tutti. Grazie ancora per la partecipazione, restiamo sempre a disposizione e buona serata a tutti.